Ecco, buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Saiuz. Siamo collegati in attesa di collegarci con alcuni ospiti illustri questa sera, perché tenteremo di parlare con l'ingegnere Salvatore Borsellino e poi con Giorgio Bongiovanni, e quindi sono argomenti di rilevante interesse che cercheremo di affrontare. È ovvio che nella prima parte cercheremo di puntare la nostra attenzione sugli argomenti di mafia e poi saranno in seguito affrontati da persone fra le più esperte come Giorgio Bongiovanni. In attesa di poterci collegare con l'ingegner Borsellino, credo che sia necessario magari percorrere un po' quelli che sono stati i primi passi compiuti da un pool antimafia che si è insediato e tuttora cerca di diciamo, dare la propria il proprio contributo alla nostra nazione nella terra della Sicilia, una delle terre più rigogliose dal punto di vista economico, ma anche culturale, ma anche una delle terre più colpite dal fenomeno della mafia. Ed è un fenomeno che impone la legge, naturalmente non soltanto in quel territorio, ma la subiamo dovunque, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi sarebbe interessante non soltanto ricordare l'appuntamento che adesso diciamo ai nostri ascoltatori, il 12 di questo mese ci sarà a Roma per sostenere la sicurezza e anche l'iniziativa di alcuni giudici che conducono e continuano a condurre la battaglia contro la mafia. È una richiesta ben precisa. Innanzitutto, buonasera a tutti. Buonasera Rosario, buonasera Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Quella di sabato 12 aprile, che si terrà a Roma, è una manifestazione organizzata dal Movimento Agende Rosse a sostegno della richiesta fatta insistentemente perché venga fornito al giudice Di Matteo il bomb jammer, cioè quel dispositivo che consente di neutralizzare a distanza i telecomandi che possono far detonare degli ordigni, degli esplosivi piazzati. Questa è una richiesta insistente, molto importante che venga esaudita perché proprio a causa di una bomba abbiamo visto la mafia uccidere due tra gli esponenti di maggior calibro e di maggior personalità, e non lo dimentichiamo, Giovanni Falcone prima con sua moglie Francesca Morvillo e l'intera scorta, e di seguito il giudice Paolo Borsellino, anche egli ucciso con la sua scorta, ricordiamo sempre composta da giovani che hanno creduto fermamente e tutt'oggi credono nel valore della giustizia e della legalità. E sono certa popoleranno la piazza di Roma proprio perché è indispensabile che venga garantita oggi più che mai la sicurezza di tutti coloro che si schierano a favore della legalità e quindi contro le mafie, perché penso sia opportuno parlare di mafie e non di mafia. Certo, l'uccisione di magistrati di questo calibro ci fa molto male, ma avrebbe fatto per la nazione sarebbe stato molto meglio naturalmente conservarli in vita. Il lavoro che hanno fatto e hanno sostenuto e continuano a sostenere magistrati come Falcone e Borsellino ci è di aiuto, di sostegno, ci incoraggia nel percorrere alcuni solchi di legalità, solchi non alcuni, solchi di legalità che tutti quanti dovrebbero perseguire. In realtà il martirio di questi giudici forse ha contribuito a rendere più consapevole la popolazione intelligente ad avvicinarsi e a rendere consapevole la popolazione a questo fenomeno, che è un fenomeno tenuto dalla informazione ufficiale. Quasi sempre tenuto nascosto, perlomeno nei particolari più importanti, che credo sia importante, spero si possa fare più presto, percorrere per conoscere quanto lo Stato corrotto abbia da sempre impedito di conoscere la verità, la verità di questi giudici per noi preziosissimi. Credo che sia in collegamento. No, non abbiamo ancora la possibilità di collegarci con l'ingegnere. Io spero che Massimo ci possa dare le ultime news. Massimo? Rosario, sai se Massimo è collegato con noi? Massimo è collegato, però in questo momento si vede che non è presente qua. Bene, allora andiamo avanti. Intanto credo che molti di noi sappiano, i nostri ascoltatori,
che la conoscenza dei due giudici, ripercorrendo un po' il percorso di conoscitivo, sia venuta in giovane età. Loro hanno giocato insieme a pallone in un quartiere palermitano, durante il quartiere Caissa, non so se si pronuncia bene. E quella prima iniziale conoscenza è stata utile poi, perché poi si sono ritrovati dopo nel pool antimafia che è stato costituito successivamente in una intelligente intuizione che ebbero allora i giudici presenti in Sicilia e che pensarono sarebbe stato forse meglio unire i giudici che si interessavano di mafia e così unificare, uniformare la conoscenza, cioè rendere consapevoli tutti quanti di questa conoscenza condivisa attraverso la quale avrebbero potuto poi operare in maniera più salubre, ecco, diciamo così, per la nostra nazione. E così fu, perché quando hanno istituito questo pool, ci sono state le possibilità, naturalmente se si rifugiarono, furono costretti a rifugiarsi alla Sinara per scrivere una sentenza che mi pare abbia impegnato 8.000 pagine, se non ricordo male, in cui ci sono stati poi addirittura 342 rinviati a giudizio con, se non ricordo male, un 19 ergastoli. Bene, quando i due giudici si sono rifugiati alla Sinara, ironia della sorte, l'amministrazione penitenziaria dove si sono trasferiti per scrivere la sentenza, dopo che fu scritta la sentenza, hanno chiesto ai due magistrati un rimborso spese e una somma di indennizzo per una ospitalità concessa. Credo che sia una notizia che suscita sgomento oltre che ironia, cioè lo Stato chiede a due servitori dello Stato di pagare per aver servito lo Stato stesso. E questo già la dice lunga su quelli che sono i problemi che hanno incontrato nel loro percorso i due magistrati, i quali successivamente hanno tentato poi, dopo che ci fu la rinuncia di Caponnetto, mi pare, per motivi di salute, di inseguire una tutela di questo pool e di reggerlo, di tenerlo in piedi anche dopo il processo, mi pare che ci sia venuto nell'87, dove si sperava che divenisse capo del pool il giudice Falcone. In realtà lo Stato, quello fra virgolette, ha impedito che ciò avvenisse e fu nominato a capo di questo pool un giudice Meni, mi pare che sia stato nominato allora, e ci fu un grande sgomento perché si aspettava che, come naturale che fosse, a capo di questo pool fosse nominato il giudice Falcone. Bene, questo breve diciamo, percorso, in parte uno specchio di quella che è stata, un minimo specchio di quella che è stata l'attività di questi due giudici, con questi esempi riportati, la dice lunga su quelle che sono state le difficoltà che hanno incontrato i servitori dello Stato, e cioè difficoltà che hanno incontrato poste dallo stesso Stato che avrebbe invece dovuto sostenere un'azione meritoria importantissima co come quella che portavano avanti i due magistrati. La storia non cambia e non è cambiata tuttora. Tuttora magistrati di Ottimo. alto Allora, valore, così, Monica, così ti accenno anche, ti accenno in diretta. Massimo? Sapere quando c'è il cambio Attenzione, da Massimo. amministratore a Giorgio. Che... Va bene, è un'interferenza. Dicevamo che le stesse problematiche sono tuttora presenti, non è cambiato nulla, perché dopo la dissoluzione del pool tutto è tornato indietro come 20 anni prima, ma adesso fortunatamente abbiamo magistrati di altrettanto valore che inseguono percorsi di questo tipo, per cui siamo qui accanto a loro, vicino a loro, per sostenere questa iniziativa. Attualmente ricordiamo che ci sono due processi in piedi, uno è il Borsellino Quater e l'altro è il procedimento per appurare la situazione della trattativa tra mafia e Stato, se ancora ci fosse qualcosa da appurare, perché comunque tutti i fatti riconducono ad un'unica sconvolgente verità.
La verità è che comunque lo Stato è sceso a patti con la mafia. Essendo sceso a patti con la mafia, ha dovuto vendere letteralmente la vita di due persone. Ora è in ballo la vita di Nino Di Matteo, che è stato, ricordiamolo, pesantemente minacciato da Totò Riina, che ancora viene definito il capo dei capi, anche se c'è comunque da fare una considerazione, credo. Quelle di Totò Riina sono state delle intercettazioni che ci sono state poi date col contagocce. Un giorno ci è stata riferita una parola, il giorno dopo la seconda, e il giorno appresso ancora la terza. Ora mi viene in mente che attorno a questa situazione c'è un silenzio mediatico assordante. Come sempre sentiamo parlare del processo di Garlasco, dell'ennesimo ammazzamento in famiglia, perché purtroppo Terzo questa è grado. la nostra cronaca. Sentiamo parlare degli altissimi livelli di disoccupazione, mai così disastrosi dal 77. Sentiamo parlare del Jobs Act, del DEF, del documento Del economico-finanziario, manager. ma non si sente assolutamente mai, e veramente sfido chiunque a contraddirmi, non si sente mai in un telegiornale che si parli delle varie udienze che si tengono a Palermo. E non si sentono mai naturalmente discorsi di solidarietà o di sostegno a questi giudici, a questo pool, perché ricordiamo le minacce sono state rivolte a Di Matteo in modo plateale, ma tutti coloro che fanno parte Certo. del pool, del gruppo, vengono pesantemente minacciati, vivono sotto scorta. Comunque non dimentichiamo che queste persone hanno rinunciato ad una vita personale e hanno dovuto naturalmente coinvolgere anche le loro famiglie, per cui ritengo che un dispositivo che gli consenta di vedere i propri livelli di sicurezza garantiti non sia una richiesta poi così tanto assurda. E poi mi domando come mai ci sia tanto silenzio. Mi viene quasi da pensare che le dichiarazioni di Rina siano state rese pubbliche giusto appunto per distogliere l'attenzione sull'operato di questo pool di magistrati, sull'operato di questi giudici, di questi procuratori, di questi PM, come vogliamo, che comunque stanno facendo emergere delle verità sconvolgenti. Leggendo le cronache, che ritroviamo sul sito Antimafia 2000, il cui direttore è appunto Giorgio Bongiovanni, le cronache ci parlano di udienze durante le quali emergono fatti davvero sconvolgenti. Primo fra tutti, la collusione tra i vertici dei servizi segreti e la mafia. Pare che tutti fossero perfettamente al corrente di quello che stesse per accadere, ma non risulta che siano stati adottati provvedimenti utili perché queste stragi non si realizzassero. Oggi addirittura scopriamo che il dispositivo può essere utilizzato per le visite ufficiali di altri capi di Stato, ma non può essere utilizzato per garantire la sicurezza dei giudici tutt'oggi impegnati. Molti si sottraggono alle domande poste durante le udienze, avvalendosi della facoltà di non rispondere perché Ugo? Perché evidentemente sarebbe molto pericoloso per Io. loro dire la verità. Verità di cui loro sono in possesso, Certo. l'hanno vissuta, l'hanno sostenuta questa verità vergognosa. E naturalmente oggi non possono esporsi, perché già citati per altri, già imputati per altri reati. Allora, se non siamo noi a chiedere che emerga la verità, tu giustamente prima parlavi di Stato fra virgolette, ma per me lo Stato fra virgolette non esiste, perché lo Stato è composto da ogni singolo cittadino. Allora, se dobbiamo mettere noi stessi, fra virgolette, vuol dire che abbiamo fallito e come cittadini e come esseri umani. Questa consapevolezza ce l'aveva anche Borsellino quando chiese di essere nominato procuratore di Marsala. E diciamo che la dislocazione, il decentramento che lui, nel quale lui credette, gli davano ragione nonostante Sciascia lo accusasse. E cioè, voglio dire, un decentramento di un pollo che non è necessario che siano fisicamente insieme perché operino, forse è stata una delle prime operazioni intelligenti, una delle tante che andavano prese e andrebbero prese, perché dislocare l'attività di indagine senza che i giudici siano insieme fisicamente è uno dei tanti diciamo, presidi a tutela di questi
operatori di indagine, operatori di giustizia, gente che comunque ha imparato sulla propria pelle cosa significa rischiare ogni giorno. Quindi la prima iniziativa individuò lo stesso Borsellino quando da Marsala continuava a seguire le operazioni di mafia, pur essendo lontano, comunque non vicino al gruppo dei magistrati che si interessavano appunto di mafia. La Quella stessa. di Paolo Borsellino, Ugo, è una storia emblematica, è davvero emblematica. Paolo Borsellino aveva intuito che c'era un gravissimo pericolo che incombeva sulla sua testa. Aveva perfettamente intuito che chi lo stava tradendo era qualcheduno appartenente ai vertici di quello Stato che invece lui difendeva strenuamente. Ricordo che durante l'udienza del processo Mori-Obinu sono stati ascoltati gli ex colleghi del magistrato di Paolo Borsellino, Alessandra Camassa e Massimo Russo. Alessandra Camassa ricorda e riporta fedelmente un episodio. Dice che il giudice Borsellino, durante un loro incontro, si abbandonò completamente sul divano e affermò che in modo inequivocabile un amico lo avrebbe potuto tradire. Ora, questa naturalmente è un'affermazione che, fatta in una circostanza del Certo. genere, quantomeno provoca dello sgomento. Lo stesso Paolo Borsellino, che non ebbe quasi la forza di andare avanti in quella conversazione, affermò poco dopo che a tradirlo potevano essere gli stessi vertici dei ROS. Quindi pensa in che situazione si è ritrovato. E questo la dice lunga perché nella fase iniziale della sua carriera Borsellino iniziò a lavorare con il capitano Basile. Io ricordo che ci fu l'inizio dell'attività del giudice, che poi prese la carriera fu iniziata a Monreale con il capitano Basile. Ma un'altra cosa, un altro rischio che ha corso Borsellino, di cui non abbiamo parlato, e fino ad ora non se ne parla tanto, è che la nomina di Falcone al posto di Caponnetto, come lui aveva sostenuto e tentava di sostenere, diciamo, per tutto il periodo vacante in cui ci fu la vacanza della nomina, diciamo, lo rese inviso agli organi superiori della stessa magistratura, tant'è vero che anzi subì un processo e rischiò addirittura di essere trasferito. Perché questa sua iniziativa, che rese pubblica anche attraverso articoli ma anche interviste, diciamo, rischiò praticamente, gli fece rischiare il processo da parte del CSM. E questa è una delle tante iniziative che furono allora intraprese, ma di cui non se ne parla e di cui si sa molto poco. Devo fare una puntualizzazione. La frase riportata da Alessandra Camassa, ricordo strettissima collaboratrice del giudice Borsellino, è una frase suffragata ulteriormente da un altro collaboratore del giudice, e parliamo del maresciallo Canale, che allora aveva confidato che, secondo lui, Paolo Borsellino si fidava troppo dei vertici del ROS, facendo i nomi dell'allora colonnello Mori e del generale Subranni, sostenendo che si trattava di personaggi pericolosi, senza precisare altro. Ora, naturalmente, queste sono frasi riportate dai verbali delle udienze, per cui sono atti pubblici senza possibilità di controversione. È chiaro che nel momento in cui una persona come come Paolo Borsellino, che conduce una lotta durissima contro un mostro, quale le mafie sono, è chiaro che nel momento in cui ha difficoltà a fidarsi dei suoi più stretti, cioè di coloro che dovrebbero tutelare il suo lavoro e la sua incolumità, non vedo come possa avere la forza di andare avanti nelle sue indagini. Ciononostante, lui l'ha fatto. Lo ha fatto. Allora probabilmente il concetto di giustizia e di legalità di Stato non vanno più messi tra virgolette, perché è esattamente questo quello che la mafia vuole, cioè farci credere che lo Stato e la giustizia e la legalità siano concetti astratti per noi irraggiungibili. Non è così. Non siamo obbligati a vivere secondo leggi di compromesso e di accondiscendenza di fronte alla paura
al più potente, o perlomeno a colui che appare come più potente. Noi possiamo assolutamente pretendere e istituire un regime di legalità e di giustizia, perché altrimenti la vita di queste persone è stata sfalciata per niente. Beh, però un altro merito ce l'hanno, dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori. Io credo che una realtà virtuale sia stata evidenziata dalle iniziative di questi giudici. Una realtà virtuale che occupa una vera realtà, quindi una realtà fatta di false iniziative, di false coperture, di false tutele. In realtà di falso c'era tutto attorno a loro, ma la verità la conoscevano e di reale era solo la loro esistenza. Lo è tuttora perché è stata, come dicevamo prima, tramandata. Spero che questa esperienza, assieme alle altre, serva ai giudici che ora stanno indagando per avvalersi di queste conoscenze e quindi tutelare se stessi dagli attacchi che possono provenire da chi, da coloro nei quali loro pongono la propria fiducia. Quindi bisogna stare attenti, questa è un'esperienza importante. Ora, Massimo, hai delle novità su Provenzano? Sì, innanzitutto buonasera e spero che mi sentiate bene. Benissimo. Ah, perfetto, sono 18.55, ci sono stati proprio dei contrattempi, anzi colgo l'occasione proprio per dire che qui il tram di Mestre funziona molto male, ci sono dei ritardi perché si blocca o perché va via la corrente o perché chissà che cosa, fatto sta che dunque ho dovuto arrivare qui in studio a piedi stasera. Dunque, allora, riprendiamo un po' dalla redazione di Pineta Oggi TV, vi do questa notizia, infatti il boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Il capo mafia, 81 anni, affetto da patologie neurologiche, detenuto in regime, lo ricordiamo, di 41 bis, nei giorni scorsi era stato trasferito dal carcere di Parma a quello di Opera nel Milanese, nonostante le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta avessero espresso parere negativo alla proroga del carcere duro per il boss. Il ministro della Giustizia Orlando lo aveva confermato. È tutto per questa news. Nuovamente la linea Bari. Ecco, è stato ricoverato, va bene. Insomma, non è Credo che per lui possibile. non ci siano delle liste di attesa molto lunghe, perché credo che in Italia abbiamo tutti quanti delle liste di attesa e quindi una lista di attesa forse avrebbe dovuto coinvolgere anche loro. Il ricovero per questi personaggi sicuramente saranno ricoveri di urgenza e quindi si avvalgono di ricoveri di urgenza una tutela, una prerogativa che un normale contribuente italiano non credo sia riconosciuta a tutti i nostri concittadini questa possibilità di ricovero, ma senza nulla togliere a quelli che sono i diritti sacrosanti della salute a chiunque, credo che sia una iniziativa importante quella di conoscere quali sono gli eventuali motivi per cui questo ricovero sia stato naturalmente non, nulla da eccepire, perché se è stato fatto il ricovero è giusto valutare lo stato di salute di ognuno di noi, ma molte volte il rifugio nei ricoveri, e credo che sia, non sia la prima esperienza di questo rifugio, di questa prerogativa, si avvalgano in tanti, magari senza che ce ne sia reale bisogno, credo di poter dire. Dovremmo andare a fargli visita per accertarlo. E con quale fra parentesi stato lo facciamo? Uno stato virtuale o quello vero? Col nostro, Col perché nostro. nel nostro stato di giustizia si prevede che anche lui possa ricevere delle cure. Di certo non si può fare la stessa affermazione nel suo stato. Bene, Massimo, abbiamo altre news? No, al momento no. Non abbiamo nulla. Sei ancora in Italia? Se siamo ancora, io sono sempre stato in Italia, perché prima, non so, Venezia non era in Italia. Ma hai deciso di rimanere, vero Massimo? Beh, sì, beh, praticamente sì, su questo non c'è dubbio. Vedo. Massimo? Massimo? Bene, cari amici, un attimo soltanto, vi ringrazio ancora del...
che recuperiamo un attimino per problemi tecnici. Rosario, ci senti? Sì, ci siamo tutti, ecco. Appunto stavo dicendo che stiamo recuperando le chiamate, c'è stato un attimino di si vede la rete che è venuta a mancare. Di buio, qui c'è maltempo, eh? No, piove, qui c'è il sole, c'è il grigio. Qui c'è il sole. Ecco. Aspetta un attimo che cerco di recuperare anche la diretta, vediamo se riusciamo a recuperare Massimo. Anche Massimo, se c'è Massimo in linea. Massimo, stavamo dicendo. Sì, sono le 19, siamo in linea qui da Pineta Oggi TV da Venezia. Ci sono stati dei problemi. Vedo che qui ci sono problemi un po' dappertutto, sia per le strade che anche qui online. Anche, anche in rete, perché in questo momento Ugo e Antonella sono caduti. Sì, riusciamo a recuperare. Vediamo un attimino. Perfetto, ecco c'è Ugo. Massimo, allora se hai delle news in questo momento le possiamo dare, proprio news. Per esempio vogliamo parlare un attimo del, diciamo, di questo appuntamento di sabato, Massimo. Sì, sì, allora innanzitutto ecco, colgo l'occasione anche per ricordare, visto che siamo in tema di antimafia, questo sit-in a Roma che si terrà sabato mattina, molto probabilmente faremo dei collegamenti anche noi qui come Sergio Web Network e Pianeta Oggi TV. Per un sit-in, lo ricordiamo, per la difesa dei magistrati antimafia, perché sono praticamente isolati. Un esempio molto semplice per capire, perché magari qualcuno dice ma è possibile, siete sempre quelli che sono al contrario di tutto. No, è verissimo, perché l'esempio è questo che lo dimostra, il fatto di non aver dato il bomb jammer a Antonino Di Matteo. Il bomb jammer, come sapete, è quello che aveva anche Obama quando è venuto in Italia, anzi ne aveva due praticamente, che servono per disinnescare eventuali ordigni pronti per esplodere. E dunque, se lo Stato, e qui veramente la dice lunga, se lo Stato non difende questi magistrati in prima linea, che sono magistrati che non fanno carriera, signori, sono magistrati che sono a rischio della propria vita tutti i giorni, tutte le ore, insieme anche ai loro familiari e le scorte. Ricordiamoci, sono anche le scorte poi a seguire. E quindi, voglio dire, lo faremo noi, andremo a sensibilizzare, creeremo delle scorte civiche e in modo tale da sollevare questo problema, portarlo in primo piano davanti a tutti, a tutta l'Italia e anche a tutta l'Europa, se non anche davanti a tutto il mondo, perché della mafia in Italia se ne parla, ricordatevi, in tutto il mondo, non solamente in Italia, e non è vista come una semplice organizzazione criminale, ma è visto come un vero e proprio cancro che ramifica dappertutto. Ecco, Rosario, chiedo se ci sono dei problemi, perché adesso io avevo la pagina sulle news, se abbiamo recuperato Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Sì, Ugo, ci sei? Sì, noi ci siamo. Siamo qui. Ecco, perfetto. Allora, io chiedo se ci sono pronti gli altri ospiti, ma ci sono problemi con Salvatore Borsellino, ho visto. Non riesci a trovarlo, Rosario? No, io l'ho trovato, ce l'ho aperto, solo che non ha accettato ancora il contatto e quindi non posso tirarlo dentro se non accetta il contatto. C'è la mia richiesta di contatto, se non viene accettata non posso tirarlo dentro. Sì, esatto. Allora, sentite, io vado avanti con un'altra news. C'è una notizia abbastanza drammatica, ci proviene dagli USA. Almeno 20 studenti sono stati feriti a coltellate in un liceo in Pennsylvania. Sembra che uno studente sia entrato nella scuola e abbia iniziato a ferire a coltellate alcuni coetanei. Colpiti 19 ragazzi dai 14 ai 17 anni e un professore. 7 sono stati feriti in modo grave e secondo i medici sono in pericolo di vita. Hanno riportato ferite al torace e all'addome. La nuova tragedia è avvenuta nella Franklin Regional High School di Murrysville in Pennsylvania. Per ore il complesso scolastico è stato isolato e le lezioni sono state ovviamente sospese.
Ecco, questa è una notizia abbastanza drammatica che poi ci porta a questo problema, perché molto spesso si sentono di queste notizie, qualche individuo poi alla fine diventa un pazzo e o stermina la famiglia oppure spara così all'impazzata. Sono sempre più frequenti questi episodi e per me fa pensare, non è normale una cosa di questo tipo. Altre news... dunque c'è tensione in Ucraina, ecco, su questo vi possiamo possiamo indicarvi il sito della nuova televisione di Giulietto Chiesa, Pandora TV, che inizialmente sarà una televisione online per poi passare anche a livello terrestre. Già qualcosa entra nel circuito di Pianeta Oggi TV con altre televisioni collegate e radio, tra cui anche Salto Web Network. Ecco, lì andando su pandoratv.it ci sono i vari telegiornali che spiegano nel modo, a mio avviso, più giusto possibile quello che sta succedendo realmente in quelle zone. C'è un telegiornale della RT, della Russian Today, che in lingua che, come sapete, trasmette via satellite in lingua inglese, che poi viene tradotto in italiano tramite Pandora TV, quindi chi si sintonizza su Pandora TV potrà seguire questo telegiornale in lingua italiana. Oppure ci sono i commenti di Giulietto Chiesa, che è esperto della Russia e tutta l'Asia, che spiega in modo dettagliato cosa effettivamente sta succedendo, perché ci sono molte menzogne mediatiche su quell'area, su quella zona a est. Quindi ecco, invito proprio caldamente i nostri radioascoltatori a sintonizzarsi su pandoratv.it per avere una guida più, a mio avviso, più veritiera. Dunque, 19.06, linea a Bari. Allora, siamo riusciti, forse dovremmo avere in linea brevissimo il dottor Borsellino Salvatore, il fratello di Paolo, promotore tramite Agende Rosse, la sua associazione nata proprio dopo l'attentato orribile del 19 luglio del 92, promotore, come dicevo, della manifestazione che si terrà a Roma il 12 aprile. Dottor Borsellino, è con noi? Sì, sì, ci sono, grazie. Eccola, ecco. Buonasera. Buonasera, ingegnere. Speriamo di non aver commesso inesattezze. Ci ricorda il presidio dove si terrà della manifestazione, allora, del 12 aprile? Il presidio, diciamo, si svolge vicino al Viminale. La piazza che ci è stata data dalla questura è la piazza Beniamino Gigli, che sarebbe la piazza dove si trova il Teatro dell'Opera. Il tempo che ci hanno dato, dato che in quello stesso giorno c'è la manifestazione a Roma, a Porta Pia, diciamo, di vari gruppi, di varie estrazioni, il tempo è dalle 12 alle 2. Noi abbiamo richiesto che nel corso del presidio che svolgeremo intorno in quella piazza e con un presidio che ci è stato concesso proprio in via del Viminale, di fronte al Viminale, per un massimo di una ventina di persone, questi sono gli accordi che abbiamo fatto con la Digos, una nostra delegazione dovrebbe essere ricevuta dal ministro Alfano. Però su di questo abbiamo inoltrato la richiesta al prefetto di Palermo, perché, diciamo, era lui che ci aveva invitato ad un incontro con il ministro Alfano e non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Questo sempre perché possa finalmente essere garantita la dotazione del bomb jammer per il giudice Di Matteo, che è stato oggetto di pesantissime minacce da parte di Totorina. Sì, esatto, anche per il fatto, diciamo, che già in un incontro che io avevo avuto a Palermo, appunto presso il prefetto e con la presenza del prefetto, con il ministro Alfano, mi era stato assicurato dallo stesso ministro Alfano che era stata già disposta la fornitura del bomb jammer alla scorta di Matteo. Poi, insomma, si sono rivelate queste promesse fallaci, perché a 3 mesi di distanza è venuto fuori un rapporto che è stato consegnato anche ai magistrati di Palermo, al procuratore generale, a Roberto Scarpinato, dove dicevano che non è possibile usare il bomb jammer in ambito urbano, perché nuoce alla salute dei portatori di pacemaker e delle donne in gravidanza.
Nonostante ciò, però, notizie giornalistiche durante la visita di Putin hanno detto che Putin aveva nella macchina del corteo presidenziale montato un bombjumper, tra l'altro molto potente, che inibiva le trasmissioni dei cellulari a una distanza di 500 metri attorno al corteo presidenziale. Nonostante questo, non si è verificata nessuna strage né di donne incinte né di portatori di bomby jammer né dei portatori di pacemaker. Un dispositivo analogo al bomby jammer è stato adoperato pure durante il conclave per impedire l'uscita di comunicazioni e quindi di anticipazioni sulle elezioni del pontefice durante il conclave, che come sapete si svolge in maniera segreta. E nonostante questo non si sono verificate morie di cardinali, che pure sono persone spesso anziane, magari portatori di pesi magri. Quindi a noi sembra semplicemente un pretesto quello che è stato risultato da questo preteso studio, anche perché in questo studio non ne abbiamo ancora potuto visionarlo, però non si cita neanche il modello di bomby jammer che è stato testato, e di modelli di bomby jammer ne esistono svariate decine, come si può verificare da una semplice ricerca su internet, di varia potenza e di varia sofisticazione. Ma dottor Borsellino, non le sembra che tutto, ne parlavamo poc'anzi prima che riuscissimo a collegarci con lei, non le sembra quantomeno singolare il silenzio di tutti gli organi di stampa, TV, radio, il silenzio, come dicevo prima, assordante che circonda il processo di cui è titolare Nino Di Matteo? Mi ricorda molto l'esperienza di suo fratello, quando progressivamente ha visto crearsi il vuoto attorno a sé, e solo quando è stato lasciato solo è stato facile bersaglio. È stato ucciso, come è successo peraltro con Carlo Alberto Dalla Chiesa, come si è verificato con Pio La Torre, come è una storia che purtroppo nel nostro paese si ripete evidentemente. Il passato non insegna niente, oppure insegna troppo, perché gli stessi schemi vengono ripetuti senza neanche delle variazioni. Cioè, io ricordo che anche mio fratello era stato sottoposto a un deferito per un provvedimento disciplinare al CSM soltanto perché aveva dovuto rivelare all'opinione pubblica quella che era stata la dissoluzione voluta del pool di magistrati dopo il maxi processo. Per questo era stato deferito al CSM. Poi c'era stata una rivolta anche dell'opinione pubblica e quel procedimento era finito nel nulla. Però ricordo che anche Di Matteo è stato deferito al CSM soltanto di pochi giorni fa, che il procedimento è stato chiuso con un non luogo a procedere, ma intanto per un anno il dottor Di Matteo è stato tenuto sotto la spada di Damocle di questo provvedimento disciplinare che era stato avanzato nei suoi confronti, a causa del fatto, la motivazione era questa, che aveva rivelato all'opinione pubblica l'esistenza di intercettazioni tra il Presidente della Repubblica e Nicola Mancino. Come è stato detto poi nel procedimento di archiviazione, questo non risponde alla verità, perché quando il dottor Di Matteo ne ha parlato erano già da giorni che la notizia era venuta fuori sul Panorama, e il dottor Di Matteo aveva soltanto ribadito che sì, quelle intercettazioni c'erano, però non c'era in quelle intercettazioni nulla di penalmente rilevante. Nonostante questo, il Presidente della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione con la Procura e ha richiesto la distruzione di quelle intercettazioni. Quindi è una cosa che si ripete. Il processo, non l'opinione pubblica, non ne viene informata. Noi sappiamo tutto di altri processi che hanno riguardato i casi della Franzoni, della Meredith e altro che si sono svolti in Italia. Un processo di questo importante, che parla qualche cosa
di gravissimo, che è praticamente il peccato originale di questa Seconda Repubblica. C'è una trattativa tra mafia e Stato, c'è il silenzio assoluto o si ha notizia soltanto dei tentativi degli avvocati di tutte le parti, diciamo, istituzionali implicate nel processo, ministri, il colonnello Mori, il capitano, allora capitano all'atto dell'imputazione delle donne, eccetera, di spostare questo processo da Palermo, perché a Palermo evidentemente hanno paura del fatto che a Palermo ci siano dei magistrati con la schiena dritta, dei magistrati che non si piegano alle intimidazioni del potere. Dottor Borsellino, viene fuori una considerazione, ne abbiamo parlato anche prima di questi argomenti, ma viene fuori una considerazione: un operatore di giustizia, qualunque grado e posizione egli abbia, che viaggia o va in giro senza tutela, è un operatore di giustizia troppo sicuro, troppo incosciente o comunque troppo coinvolto, secondo lei? Guardi, la tutela non sono gli operatori di giustizia a scegliersi, la tutela deve essere determinata, il grado di tutela, dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è gestito dal prefetto della città in cui vive, e poi con l'organo superiore, in questo caso il ministro dell'Interno. E la scorta di cui è dotato Di Matteo, che consiste di 3 macchine, di cui 2 non hanno neanche i vetri oscurati, e quindi si sa benissimo su quale macchina si sposta Di Matteo, perché è quella con i vetri oscurati, e non dipende certamente da Di Matteo. E la stessa scorta di Di Matteo ha più volte richiesto che vengano aumentati i criteri di sicurezza dello stesso Di Matteo, e in effetti sono stati aumentati, ma non sono ancora sufficienti, perché se questo bomb jam di cui parliamo fosse stato adoperato, fosse stato fornito alla scorta di Paolo Borsellino, alla scorta di Giovanni Falcone, che pure mi risulta che l'aveva esplicitamente richiesto, gli attentati di Capaci, dell'autostrada di Capaci, e l'attentato di Via D'Amelio non si sarebbero potuti svolgere secondo quelle modalità. Cioè è stato facilitato il compito a chi doveva e voleva eliminare l'uno e l'altro giudice. E addirittura nella via in cui Paolo andava più di una volta alla settimana per andare a trovare mia madre, che in quel periodo doveva accompagnarla spesso al cardiologo, non c'era neanche il divieto di sosta. Ora queste cose per Di Matteo sono state adottate, ma dopo parecchie insistenze. Però, ripeto, quello che potrebbe essere un deterrente fondamentale per chi volesse attentare alla vita di Matteo, e non è che manchino le minacce alla vita di Di Matteo, perché l'avete sentito come, pur ristretto al 41 bis nel carcere di Opera, Totò Riina abbia lanciato una fatwa, cioè una vera e propria condanna a morte per Di Matteo. E quindi credo che se non si può dire che non ci siano stati gli avvertimenti, non si può dire che Di Matteo non corra dei dischi, eppure questo dispositivo non è stato ancora concesso. È per questo che noi domani saremo a Roma per ricordare al ministro le promesse che ha fatto e che a tutt'oggi non ha ancora mantenute. Ecco, dottor Borsellino, ma nonostante ci sia questa insistente richiesta, nata sicuramente dalle minacce mosse da Totò Riina dal carcere, non le sembra che tutto questo possa fungere anche in modo propedeutico all'azione della mafia? Mi spiego meglio. Le minacce che Totò Riina ha rivolto al giudice Di Matteo sono state immediatamente rese pubbliche, un po' col contagocce, ma comunque rese pubbliche nell'immediato, quasi a voler spostare l'attenzione dell'opinione pubblica dall'azione della mafia. Si vuole forse tentare di ricondurre a una idea quasi campestre della mafia, quando era soltanto Lupara e Coppola. Oggi sappiamo benissimo che l'azione della mafia si è diversificata ed è soprattutto diventata un'azione di carattere strettamente economico e finanziario. A questo punto, se l'attenzione viene focalizzata sulle minacce di Totò Riina, c'è il rischio che si perda di vista il vero campo d'azione della mafia?
Ma guardi, sicuramente questo rischio ci può essere, perché oggi sicuramente la mafia non è più la mafia anche di quando sono stati uccisi Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. La mafia oggi è finanza, la mafia è infiltrazioni nell'amministrazione pubblica, la mafia è traffico di rifiuti tossici, e oltre al classico traffico di stupefacenti, ma poi riguarda soprattutto il riciclaggio e l'investimento di questi immensi capitali che sono stati accumulati e che tra l'altro avviene proprio qui nel nord, dove la gente purtroppo non ha gli anticorpi come avevamo noi a Palermo, perché vedevamo i morti ammazzati per strada. Qui la mafia si presenta sotto aspetto diverso ed è tanto più difficile da identificare, proprio perché si confonde con la finanza, si confonde con dei meccanismi che sono al di fuori di quello con cui classicamente viene intesa la mafia. Però io penso che queste minacce di Riina non servono per sviare l'attenzione da queste cose. Io credo che le minacce di Riina sono reali, ma piuttosto, io la mafia non ha ucciso mai da sola. La mafia storicamente nel nostro paese ha ucciso i magistrati nel momento in cui sono stati isolati, e poi purtroppo spesso accanto alla mafia ci sono stati dei pezzi deviati dello Stato. Questo è sicuramente avvenuto nel caso di Paolo Borsellino e della strage di Amelio, ed è quello che oggi si sta dibattendo proprio in quel processo in via. Per la strage per la trattativa che ha portato alla strage di Via D'Amelio, che oggi, tra l'altro, con pretesti di diverso tipo, si vuole spostare da Palermo ad altri in altre località. È attesa a breve per il 18 un pronunciamento della Corte Costituzionale, anzi no, pardon, della Corte di Cassazione, che dovrà decidere se respingere o meno il ricorso che è stato fatto dagli avvocati di Mori, di De Donno, perché il processo si è spostato da Palermo a un'altra sede, con la scusa che a Palermo non sarebbe assicurata la tutela dei magistrati e dei giurati che diciamo stanno conducendo questo processo. Io mi chiedo, dove dovrebbe essere spostato questo processo? In Danimarca, in Finlandia, visto che ha Di Matteo non è stato neanche concesso di venire a Milano quando ci sono state le udienze di questo processo a Milano, appunto per motivi di sicurezza, e non è stato concesso in occasione di un incontro che noi, Agende Rosse, avevamo organizzato a Torino. Non gli è stato concesso di poter venire a Torino all'incontro a cui avrebbe dovuto partecipare, e ha potuto partecipare soltanto in videoconferenza perché lo Stato dichiarava di non poter assicurare la sicurezza. Questo è lo stato del nostro paese. Lo stato che si piega la testa di fronte alle minacce di un mafioso, pur ristretto in carcere come Totò Riina, e che non riesce o non vuole assicurare la sicurezza e l'incolumità a un servitore dello Stato come Nino Di Matteo. Difatti, ricordavamo poc'anzi che nel verbale di interrogatorio del 14 luglio 2009, Alessandra Camassa, che era una stretta collaboratrice di suo fratello Paolo, dietro domanda del PM Di Matteo, riporta un episodio che vede, che racconta appunto di un Paolo Borsellino impietrito nel senso sconvolto dalla convinzione che ormai qualcheduno di molto molto vicino a lui lo stesse tradendo. Suo fratello le ha mai confidato questo genere di timori? Non a me, che non abitando a Palermo, diciamo, avrebbe potuto parlare solo per telefono, e parlare per telefono al nostro Non paese era purtroppo presente. non è la cosa più adatta da fare. Però l'aveva confidato a sua moglie, alla quale 2 o 3 giorni prima di essere ucciso aveva confidato che aveva saputo che il generale Subranni era addirittura punciuto. Cioè era praticamente addirittura affiliato alla mafia. E
Il generale Subranni poi ha reagito dicendo che per dire quelle cose Agnese, la moglie di Paolo, doveva essere affetta da turbe psichiche, però io che l'ho vista fino a poco prima della morte, non, assolutamente Agnese non era soggetta a turbe di nessun tipo. Piuttosto si può dire che forse ha trovato il coraggio di poter parlare semplicemente quando ormai sapeva che la morte la stava per portare via, perché non aveva parlato prima, ma questo Agnese me l'aveva confidato a me direttamente dopo la morte di Paolo. Mi aveva detto: Salvatore, guarda che la verità sulla morte di tuo fratello non si potrà mai sapere, perché dovrebbe saltare in aria mezzo paese. E dice: E io non posso dire certe cose perché hanno minacciato anche i miei figli. Io sono stata minacciata per quanto riguarda l'incolumità dei miei figli. Questo è quello che succede nel nostro paese. Agnese probabilmente vicino alla morte, perché ormai sapeva che erano pochi giorni che gli restavano da vivere, aveva deciso di andare a deporre a Caltanissetta per rivelare queste ultime confidenze che gli aveva fatto Paolo. Adesso se che non usava parlare di certe cose a casa, perché sapeva che mettendo qualcuno al corrente di quello che lui era riuscito a scoprire in quei giorni poco prima della morte, e che sicuramente aveva annotato in quell'agenda rossa che poi è stata fatta sparire, avrebbe messo anche la persona a cui confidava, avesse confidato quei segreti, avrebbe messo anche quella a rischio di morte. Ingegnere, suo fratello aveva da tempo capito che un apparente decentramento delle menti che utilizzavano il loro lavoro per colpire la mafia avrebbe potuto favorire diciamo, il loro lavoro. Infatti, quando lui ha scelto di essere, o ha chiesto di essere nominato procuratore della Repubblica di Marsala, credo che sia stato uno dei primi, uno dei pochi a individuare una scelta tattica che forse avrebbe potuto e potrebbe tuttora migliorare la sicurezza e il lavoro anche di questi magistrati. Che ne pensa? Ma allora quella scelta che fu fatta da Paolo fu una scelta anche forzata, perché era in atto in quel momento, una volta che Caponnetto era dovuto andare in pensione, era in atto una disgregazione del pool, si stava verificando a Palermo la restaurazione, cioè quei nuovi metodi che erano stati diciamo portati avanti da Chinnici, dal giudice Chinnici, che era l'iniziatore del pool, il maestro di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, e che poi erano state portate avanti da Nino Caponnetto una volta che il giudice Chinnici era stato ucciso anche lui con un'autobomba, secondo quello che era il metodo cosiddetto libanese, che poi venne usato anche per Paolo e venne usato anche in altri casi. Paolo, così come aveva dovuto fare Falcone, il quale si era dovuto allontanare dalla magistratura attiva, si era dovuto trasferire al Ministero della Grazia e Giustizia, perché il consigliere Meli, che era subentrato a Nino Caponnetto, scavalcando appunto Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto essere l'erede naturale come capo del PUD, una volta che Nino Caponnetto era andato in pensione, a Giovanni Falcone veniva il consigliere Meli, aveva cominciato ad assegnare processi di tipo di abuso edilizio di che poco avevano a che fare con la mafia, appunto per allontanare il suo lavoro da quello che era l'obiettivo principale di Giovanni Falcone. Paolo, che tra l'altro aveva anche fatto un'intervista su questa dissoluzione del pool, perché disse: almeno se il pool deve morire in piedi. E deve morire davanti agli occhi di tutti, e che per questo era stato poi sottoposto a provvedimento di quel provvedimento disciplinare di cui parlava prima. Aveva anche lui scelto di abbandonare la procura di Palermo e di spostarsi, come disse, in quei posti in cui praticamente la mafia era più forte e era più diciamo legata a quelle altre entità come massoneria, come servizi segreti, che erano proprio la zona occidentale della Sicilia.
Quindi in qualche maniera sia la scelta di Giovanni Falcone sia la scelta di Paolo Borsellino era stata in effetti una scelta forzata piuttosto che una scelta, perché, ripeto, a Giovanni Falcone venivano date in mano processi di nessun tipo, come oggi il giudice Di Matteo mi ha confidato che ogni mattina si trova sul tavolo un faldone di procedimenti di minore importanza, abusi edilizia, addirittura lite condominiali, sui quali deve spendere almeno 4 ore al giorno. Certo. Pensate, un magistrato che sta indagando su uno snodo fondamentale della storia del nostro paese, quale è appunto la trattativa, che deve impiegare 4 ore del proprio tempo, con conseguente stress che ne deriva, per studiare fascicoli di processi che riguardano lite condominiali e abusi edilizi. La storia anche in questo caso si ripete. Certo. Immagino che questo sia un concetto che lei ha espresso più volte e forse, come dire, anche un po' monotono ripeterlo, ma io penso sempre che sia importante ribadire. Ci vuole spiegare in effetti qual è il cuore della trattativa tra Stato e mafia? Il cuore della trattativa tra Stato e mafia riguarda il fatto che una volta che furono confermate in Cassazione le condanne che erano state comminate praticamente a tutta la cupola mafiosa ed erano centinaia di anni di carcere, la mafia reagì pesantemente perché ritenne che non erano state mantenute le promesse che evidentemente erano state fatte, perché venne stilata, oltre che condannare a morte nella riunione di Natale del 90, come la chiamarono, quella in cui gli andavano a fare gli auguri gli affiliati della mafia al capo della cupola Totorrina, in quell'occasione venne decretata la condanna a morte di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, quali nemici storici della mafia. E intanto però venne stilata anche una lista di ministri ex potenti democristiani, i quali, diciamo, la mafia riteneva che non avevano mantenuto le promesse. E le promesse erano che, come era sempre successo nel nostro paese, grazie a un giudice che veniva chiamato ammazza sentenze, il giudice Corrado Carnevale, quei processi in Cassazione fossero stati cassati, appunto come sempre era successo nel nostro paese. Quella volta invece, grazie a Giovanni Falcone, che era andato al Ministero della Grazia e Giustizia e aveva fatto passare il criterio di rotazione, cosiddetto, per cui non era più sempre la prima sezione della Corte di Cassazione a occuparsi dell'ultimo grado di giudizio sulle sentenze di mafia, venne fatta passare questa rotazione, nonostante intanto la mafia avesse chiesto all'Andrangheta di uccidere, come uccisero, il giudice Scopelliti, che si sarebbe dovuto occupare della sostenere l'accusa appunto nel procedimento in Cassazione. Nonostante questo, quella volta le condanne furono confermate e quindi la mafia decise di vendicarsi. Si vendicò innanzitutto uccidendo Salvo Lima, che era il viceré di Andreotti in Sicilia, e impedendo in questa maniera, bloccando l'ascesa e l'elezione di Andreotti al Presidente della Repubblica, cosa che stava per avvenire. Pensate, dobbiamo ringraziare la mafia se non abbiamo dovuto con il Presidente della Repubblica non un assolto nei processi per associazione mafiosa, come purtroppo la maggior parte degli italiani credono, ma una persona prescritta per questo tipo di condanna, nonostante ne fosse stato accertato il reato, e nonostante questo rimasto come senatore a vita, il senatore della Repubblica, che stava eletto, stava per essere eletto alla presidenza della Repubblica. La lista di questi potenti democristiani che avrebbero dovuto essere uccisi per vendetta, dopo Salvo Lima e dopo anche i fratelli Salvo, uno dei quali poi in effetti fu ucciso, erano quelli industriali che reggevano le sartorie siciliane e facevano anche loro parte della corrente andreottiana in Sicilia. Dopo c'era una lista
in cui in testa c'era l'ex ministro Mannino, poi c'erano Vizzini e poi c'erano altri potenti democristiani. Secondo quello che è l'impianto accusatorio del processo di Palermo, che riguarda appunto questa trattativa, Mannino si rivolse al servizio di eccellenza, diciamo, dei carabinieri, il ROS, perché fosse fermata questa vendetta da parte della mafia. Mori e De Donno, ma però evidentemente loro furono i tramite, però evidentemente dovevano avere a monte una copertura politica, andarono a parlare come intermediario con Vito Ciancimino, che era appunto il politico da sempre in contatto con la Democrazia Cristiana a Palermo e peraltro anche mafioso e quindi in contatto con la mafia e capace di arrivare sia a Riina che Provenzano, perché questa trattativa venisse portata avanti. E questa trattativa poi sfociò nella presentazione da parte della mafia, da parte dello stesso Riina, di un papello. C'è una serie di richieste alle quali lo Stato italiano avrebbe dovuto sottostare perché la mafia fermasse questa catena di sangue, questa catena di delitti che aveva portato fino a quel momento all'eliminazione di Salvo Lima e anche all'eliminazione di uno dei fratelli Salvo. Mancino di questo si è dichiarato, e ci sono testimonianze che lo dichiarano, era addirittura terrorizzato dal fatto che sarebbe stato toccato a lui. Per ciò innescò questa trattativa, che poi ci sarebbe tanto da andare avanti, però nel momento in cui Paolo conobbe l'esistenza di questa trattativa, e io ritengo che l'abbia conosciuta il 1 luglio del 92 nello studio del Viminale, perché Nicola Mancino gli disse che doveva fermare le indagini sull'assassinio di Giovanni Falcone, perché lo Stato stava trattando con l'antistato, con la mafia. Io ritengo che Paolo abbia reagito in maniera così assoluta, così violenta, che a quel punto non esisteva che una possibilità: eliminarlo ed eliminarlo in fretta e fare anche sparire la sua agenda rossa, nella quale Paolo sicuramente queste cose non aveva notato. E questo è quello che è successo. Dottor Borsellino, secondo lei oggi l'incolumità di Nino Di Matteo, del PM Di Matteo, è correlata strettamente alla possibilità di catturare Matteo Messina Denaro? Non credo. Io credo che i maggiori pericoli non vengano proprio ed esattamente dalla mafia, ma vengono dall'isolamento a cui è stato sottoposto il Nino Di Matteo e purtroppo anche da quei servizi deviati che da sempre sono stati accanto alla mafia nel caso in cui sono stati commessi questi delitti, come chiamano, eccellenti. In queste stragi che io chiamo stragi di Stato e che non è possibile non chiamarle in questa maniera. Nello stesso processo che si sta svolgendo a Caltanissetta, il Borsellino Quater, cosiddetto, che non è il Sì. processo sulla trattativa, ma è il processo che indaga sul depistaggio che è stato effettuato nei primi 3 gradi di processo, Borsellino 1, Borsellino bis, Borsellino ter, un falso pentito, Nicola Scarantino, il quale ha imboccato però, perché è istruito da chi gli ha messo in bocca quello che poi lui stesso ha testimoniato, e addirittura sottoposto a torture fisiche e psicologiche per costringerlo a dire e a sostenere quello che ha sostenuto. Oggi si sta svolgendo un processo proprio per rifare tutti i processi che sono stati fatti sulla strage di Via D'Amelio. E in questo processo un collaboratore di giustizia, Spatuzza, che era una persona molto in alto nella mafia, nella gerarchia della mafia a quei tempi, e che è quello che ha veramente rubato la 156, la 126 che è stata usata per l'attentato e di cui dal quale furto invece si era accusato Scarantino. E Spatuzza dice che quando la macchina veniva riempita in un garage di Palermo, non di tritolo, attenzione, ma di Semtex, l'esplosivo militare
l'esplosivo usato dai servizi, l'esplosivo che è stato usato in altre stragi di Stato, come per esempio nella strage di Piazza della Loggia, c'era una persona accanto a quella macchina che ne curava la preparazione e da quello che dice Spatuzza non era un mafioso. Lui dice, se fosse stato un mafioso io l'avrei riconosciuto, perché a quel livello ci conosciamo tutti nelle famiglie mafiose. Quello non era un mafioso. Ecco, questo è appunto una delle prove della partecipazione dei servizi alla strage di Via D'Amelio. E quindi io ho più paura dello stato deviato, dei servizi deviati che vogliono fermare questo processo, perché questo processo coinvolge centinaia, finora ci sono alcuni imputati, ma questo processo potrebbe coinvolgere centinaia di persone delle istituzioni che su questa trattativa conoscevano, che a questa trattativa hanno magari partecipato e su questa trattativa hanno mantenuto una congiura del silenzio che è durata per 20 anni, mentre intanto si pagavano le cambiali di questa trattativa e si continuano a pagare con provvedimenti legislativi le cambiali di questa trattativa. Più che Messina Denaro, più che Messina Denaro, io ho paura. Perché quello di Totò Riina è stata una vera e propria fatwa, cioè una condanna a morte, come quelli che i muezzini, gli estremisti islamici, lanciano nei confronti di personaggi per i quali viene emanata una condanna a morte che chiunque può effettuare per obbedire a quella fatwa. Ecco, una fatwa lanciata da un personaggio come Totò Riina, che probabilmente non ha più delle, anzi sicuramente ristretto in carcere, non ha più delle capacità operative, però significa che un qualunque, diciamo, appartenente alla mafia, che volesse fare strada in una mafia che in questo momento in Sicilia non è ancora individuabile esattamente in quale maniera venga gestita la Messina Denaro, e se Messina Denaro abbia effettivamente oggi tutto il potere che una volta aveva Totò Riina, una condanna a morte eseguita da un qualsiasi personaggio all'interno della mafia che volesse scalare la cupola mafiosa potrebbe appunto dargli questa possibilità. E quindi a questo punto il pericolo si moltiplica, perché non è più Matteo Messina Denaro, il quale è tra l'altro la persona più ricercata in Italia e che quindi, diciamo, magari ha anche lui dei problemi a muoversi e a portare avanti certi progetti. Però un qualsiasi mafioso che volesse fare strada all'interno della gerarchia mafiosa in Sicilia lo potrebbe fare approfittando, eseguendo questa fatwa, questa condanna a morte che è stato lanciato da un capo sicuramente ancora carismatico, anche se con scarsi poteri probabilmente pratici, qual è ancora Totò Riina. Allora, noi la ringraziamo per la sua partecipazione. Vogliamo ricordare insieme l'appuntamento del 12 aprile? L'appuntamento è il 12 aprile alle 12, appunto, in piazza Beniamino Gigli, nelle immediate vicinanze del Viminale, nel quale comincerà e poi si concluderà alle 2 questo presidio per pressare il ministro Alfano al mantenere quelle promesse che ha fatto e che a tutt'oggi non ha mantenuto. Alle 2 il presidio si scioglierà dopo, speriamo, che una delegazione avrà potuto appunto andare a colloquio con il ministro Alfano. Si scioglierà perché noi non vogliamo creare ulteriori turbative allo Stato, dove lo Stato siamo tutti, istituzioni e cittadini, e quindi ai romani, a causa delle altre manifestazioni, probabilmente a carattere non pacifico come il nostro, che si svolgeranno a Roma in quel giorno, dalle 2 in poi. Molto bene. Che dire, io non so cosa ancora serva per dimostrare che quello che è accaduto non è un fatto circoscritto, ma è un omicidio, una serie,
di omicidi che nascondono qualcosa di peggio e c'è una commistione, una collusione tra la mafia e lo Stato. Non so cosa ancora serva, ma un augurio, la vogliamo lasciare, dottor Borsellino, con un augurio, che molto presto, come sperava suo fratello, si possa respirare aria fresca, che profumi di libertà. Il fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo. Grazie, io vi ringrazio per quella voce che mi date, perché purtroppo in questo paese non è facile per persone che, come me, diciamo, sono costrette a parlare delle deviazioni all'interno dello Stato, non è facile avere voce dall'informazione ufficiale. E quindi vi ringrazio per avermela data. Noi ringraziamo lei, le garantiamo che naturalmente saremo sempre a sua disposizione e che ogni qualvolta sarà possibile la sua voce parlerà attraverso la radio. Grazie, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Arrivederla, Grazie a lei, a presto. dottore. A presto, arrivederci. A presto. Massimo, dalla redazione di Pianeta Oggi TV, abbiamo delle news? Sì, ci sono delle news anche molto importanti. Colgo l'occasione, mi ha fatto molto piacere sentire Salvatore Borsellino e questa volta i magistrati non saranno soli. Ecco. Assolutamente no. E dunque, c'è stata la condanna a morte da parte di Totò Riina a Di Matteo. Non vorrei mai che la cosa invece, come si può dire, si rivoltasse all'incontrario, che stavolta creperanno loro, visto che poi, insomma, come età, non è che manchi tanto. E quindi i magistrati invece avranno parecchi anni ancora da lavorare e proprio per poter avere un po' più di giustizia in questo paese. E quindi lunga, lunga, lunga vita ai magistrati antimafia. Su questo è poco ma sicuro. Veniamo alle news. Dunque, 19:45, sempre sai su webnetwork.it. Innanzitutto vorrei, anzi, colgo l'occasione per salutare una nostra collega, la Monica Zornetta di Treviso, che ci sta ascoltando, una giornalista antimafia, anche scrittrice, molto brava. È stata intervistata dal sottoscritto venerdì scorso a Trieste, intervista che verrà poi fatta trasmettere anche qui da sai su Web Network, oltre che naturalmente da tutto il circuito di Pianeta Oggi TV.net, vale a dire Eden TV, Telidea Chianciano, Teleiato di Palermo, Radio Piper Fontana Fredda e quindi RN Radio Nuova Musica di Porcia. Dunque, veniamo alle news. Abbiamo dato la notizia del boss di Provenzano, che è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Proseguiamo, siamo a Toronto, andiamo all'estero, almeno quattro persone sono state pugnalate in un ufficio a Toronto, in Canada. La polizia ha arrestato l'aggressore, un uomo di 45 anni che ha colpito i colleghi, uno dei feriti è in condizioni serie, non si conoscono le motivazioni del gesto. Questo è un altro episodio simile a quello che avevo dato notizia in testa alla trasmissione. Ecco, che dicevo che questi episodi si ripetono sempre più spesso. Questo è un altro ancora. Non si capì, non mi è chiara questa cosa. C'è un qualcosa che, non, che mi sfugge, cioè non sono normali questi episodi. Andiamo avanti, ritorniamo in Italia, a Milano. L'ex primario di chirurgia toracica della Clinica Santa Rita di Milano, Pierpaolo Brega Massone, è stato condannato all'ergastolo nel processo con al centro le accuse di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà per la morte di quattro pazienti e di lesioni per una quarantina di altri casi. Lo ha deciso la prima Corte d'Assise di Milano. Ed ora veniamo alla notizia che sarà sempre più in primo piano nei nostri notiziari, molto probabilmente verrà ripresa anche nel giornale radio Ecomondo 2000 della domenica mattina alle 11. Si parla di Ebola. L'emergenza adesso assume contorni internazionali, allarme in tutta l'Africa e c'è anche apprensione per l'Europa. Dunque, dal centro meteo italiano apprendiamo che c'è attenzione massima in tutto il continente nero, ma non solo. Dopo aver fatto strage in Guinea, specie nelle zone attorno alla capitale, l'epidemia di Ebola preoccupa non poco
poco anche i paesi confinanti, in primis il Mali, dove le autorità hanno confermato almeno 5 casi sospetti, ma anche Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio hanno iniziato a prendere precauzioni e misure contro il dilagarsi dell'Ebola, ossia del virus che porta una febbre emorragica, per il quale purtroppo al momento restano poche cure e molto alta la mortalità. Come detto, in Guinea la situazione è grave, con 122 casi sospetti e qualcosa come 84 morti. Secondo Medici Senza Frontiere, contenere l'epidemia è possibile, ma bisogna isolare i pazienti contaminati in un centro specializzato, dove le persone che entrano sono protette e non si contagiano con Ebola fra loro. Veniamo dunque alla situazione per quanto riguarda l'Europa. Il pericolo ci sarebbe anche per l'Europa, infatti, specie dal Mali, sono parecchi gli immigrati che giungono sulle coste europee e soprattutto siciliane, senza che sia possibile rintracciare la loro identità e dunque verificare che la loro provenienza non sia da uno degli stati interessati dall'epidemia di Ebola. Attenzione massima anche negli aeroporti, ovviamente. Bene, sono le 19.40. 20 minuti in ritardo rispetto alla chiusura, ma queste poi erano notizie molto importanti da dare, e altresì importante l'intervista a Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, ucciso dal cancro mafia. Dunque non mi resta che chiudere qui dalla redazione giornalistica. Vediamo se ci sono delle ultime ore. No, non c'è niente degno di rilievo, quindi io a questo punto restituisco la linea a Bari per la chiusura della trasmissione. Un saluto anche alla regia centrale a Treviso, a Rosario Moreno. Da Massimo Bonella l'augurio di una buona serata a voi tutti. Torniamo qui, insomma non poteva certo essere interrotta, abbiamo sforato un pochino Ugo, 20 minuti, ma credo che siano 20 minuti guadagnati in consapevolezza. Credo che abbiamo dato un piccolo accenno ad una realtà virtuale di cui tutti dovremmo prendere consapevolezza. Viviamo una realtà virtuale che non corrisponde a quella vera, naturalmente, e credo che il nostro compito, sia quello di altri, con tanta umiltà, sia quello di capire come e perché avvenga questo. Io credo che sia giunto il momento di salutare quindi i nostri ascoltatori e dare un rinnovato appuntamento al prossimo mercoledì. Sempre alle 18.30, sempre su Saiuz Web Network. Rosario? No, ci sono, eccoci qua, un caro saluto, bellissima questa puntata, questa trasmissione con Salvatore Borsellino, ve lo dico subito. Bellissimo aver ascoltato Salvatore. Sì, cioè avere notizie, diciamo, di persone che lottano costantemente contro questo cancro, come diceva Massimo, e che sono sempre lì in prima linea anche loro, insomma, anche con la sua associazione, quella che mi risulta, mi sbaglio, che so che Massimo ha intervistato anche persone dell'associazione, giusto Massimo? Sì, sì, certo, assolutamente sì, e confermo. Quindi, come dico sempre, noi vogliamo risvegliare quella coscienza nelle persone. Cioè, le persone si stanno addormentando sempre di più e li addormentano sempre di più. Se voi fate caso, mettono in giro sempre problematiche diverse, appunto per distrarre l'attenzione della popolazione. Non per ultimo questa, diciamo, della secessione, no? Si parla di secessione senza parlare di combattere la mafia, si parla solo di quella, però non si parla di questa manifestazione del 12 aprile, non si parla di tantissime altre cose. Sì, esatto. Sono le solite azioni dislocative che vengono messe su ad arte, proprio perché dobbiamo essere distratti e soprattutto dobbiamo accettare passivamente questa come unica realtà. Non dobbiamo avere prospettive, non dobbiamo avere speranze di un cambiamento, non dobbiamo nemmeno avvertirlo più come un diritto, ma solo come qualcosa che se ci arriva ben venga, altrimenti si troverà la scorciatoia migliore, no? Si troverà l'amico che ti risolverà il problema, il medico che ti garantisce il ricovero, come diceva poc'anzi Ugo. Si continueranno ad utilizzare le scorciatoie alle quali ci hanno abituato, ma non è questo l'unico modo di vivere. Vivere in un altro modo è possibile. Certo, e noi cerchiamo di dare quanto più informazione possibile. Le persone devono incominciare a ragionare anche con la loro testa e capire che esiste anche un altro tipo di informazione.
Certo, tale proposito, quindi mi intrometto un attimo perché viene proprio la palla al balzo. Ecco, ricordo agli ascoltatori che questa trasmissione sarà poi disponibile all'interno della testata giornalistica televisiva pianetaoggitv.net e sarà quindi in home page e quindi potete riascoltare con calma il tutto. Bene, allora bella trasmissione, posso dirlo, sì. Veramente è riuscitissima e so che c'è anche un ascolto sempre più grande, quindi ben vengano tutte queste nuove persone, questo nuovo pubblico. Di questa trasmissione abbiamo parlato anche su Eden TV, che è una televisione terrestre della provincia di Treviso, che copre gran parte del nord-est, e quindi ci aspettiamo sempre di più persone sintonizzate qui su Sites Web Network. Allora, un saluto da Venezia, una buona serata a tutti ancora, e a questo punto restituisco la linea ad Antonella Intranò, che apre una parentesi, siamo sempre comunque in Italia, sai, non è successo niente qua in Veneto, stai tranquilla. A te. Massimo, non fuggire, non mi cambiare cittadinanza, non mi cambiare lingua, che siete un bel tosettin, questo. Allora, una cosa volevo dire a proposito dell'informazione. No, guarda, è più facile, Antonella, è più facile che parla al toscano che al veneziano, Attenta, Hai capito? No, non l'ho capito. No, è più facile che io parli toscano che veneziano. Ho sentito che hai provato. Te lo dico lentamente. Ti sei un bel tosettin, va bene? E che sarebbe sto? Vabbè, Massimo, poi ti faccio un fatto. Ma e che sarebbe sto tosettin? Un nome che faccio un fax, Massimo. Ti faccio un fax poi. Ah, va bene. Con un bel disegnino carino, non ti preoccupare. Volevo dire una cosa a proposito dell'informazione, comunque. Chi desidera approfondire argomenti di antimafia in modo inequivocabile può visitare il sito di Antimafia 2000, www.antimafia2000.it. Chi desidera approfondire tematiche riguardanti la politica estera non può che avere come riferimento Pandora TV, www.pandoratv.it. Seguite la redazione di Pianeta TV, di pianetaoggitv.net, e seguite naturalmente Radio Saiuz. Siamo stati autoreferenziali secondo voi? No. No, vero? No, per niente. Democratici. Io non mi sento autore. Com'è che hai detto autore? Ah, autore, non mi sento autore. Ma sei parente di Vanella? No, per capire, cioè, un fatto tra di voi? Lo fate apposta? No, guarda, mi sarebbe avuto un'altra risposta. No, noi non ci interessiamo di politica. Vabbè. Ribadisco, Massimo, vai a cercare sul vocabolario. Ti sei un bel tosettin. A mercoledì prossimo. A mercoledì un saluto. Non conosco mica sto linguaggio. Ma chi te lo dico mercoledì prossimo. Ciao Bonella. Ciao Antonella. Ciao a tutti. Ciao Rosario. Ciao a tutti gli ascoltatori. A mercoledì prossimo. Bene.